Abbiamo dalla Laura Merighi. Ciao. Eccola qua. Ciao ciao. La presidente di Bell'Arte. Vieni da Bell'Arte insieme agli artisti, sì, sempre molto attiva. E la novità di oggi sta nel pop. Pop art a 360 gradi con i nostri artisti che hanno preparato loro opere. Con le sue modelle che ha creato quattro vestiti sempre prima che parte. E allora ora andiamo insieme a conoscere. Allora cominciamo dalla... Ciao, sono Miriam e oggi ho portato un'opera di Keith Haring. No, ovviamente ispirata. Bello, complimenti. Io sono appassionata tantissimo a farlo, è la prima volta che faccio qualcosa di ispirato a Keith Haring e mi sono divertita da morire. E beh, questa è la cosa più bella. Sì, sì, fantastico. Esatto. Anche tu autodidatta? Sì, autodidatta anch'io. Bello. Di passione, sono nata con la passione, però dopo ho fatto sempre tantissime altre cose diverse e adesso con Bell'Arte mi sono ributtata a dipingere. Questo è molto bello, anche perché aiuta l'arte a stare meglio. Sì, è vero, ti rilassa, ti fa tirare fuori delle cose che non sapevi di avere, soprattutto. Anche autostima. Anche non è poco, eh? Anche esatto. Eccoci qua. Allora, il tuo nome? Emanuele Giorgi. Beh, tanto stai facendo un qualcosa di estemporaneo come tutti loro. Lui chi rappresenta? La bambina della guerra. Rivisitata in pop art. Tu vieni da Bell'Aria? No, io di Rimini. Cosa ti ha portato a seguire questo flusso? Sono con l'associazione Bell'Arte, quindi è qua il meglio palcoscenico qua a Rimini che poter fare una live a dipingere. Grande. Grande, infatti vi ringrazio. Qui ci abbiamo invece da Riccione Maurizio Rinaldi. Ciao. Eccolo qua. Ciao cara. Sono di Riccione, conosco la Laura perché ci siamo incontrati già anche l'anno scorso e poi approfitto un po' della situazione per mettermi un po' in mostra, farmi vedere e poi cerchiamo di fare un po' di arte. Arte, perché... arte. Qui siamo in plena... Sì, è vero, però è come se fossimo in plena. Noi abbiamo delle esperienze notturne, serali, lungomare delle varie città, quindi ci divertiamo così. Vediamo la tua opera, eccola qua, molto bello, andiamo ancora perché è vero Laura, qui si fa anche sartoria pop. Esatto, anche sartoria. Andiamo. Tanto facciamo uno excursus qui il nome. Fabiola. Insieme a? Mary. Dove Mary? Stilista, modellista e santa. Perfetto. E io dipingo per passione. Bellissimo. È venuta una bella esperienza. Bella. Questo è importante. Allora, oggi avete fatto due opere che sì, sono qua indossate da queste due ragazze. Eccole qui. Che ora conosceremo. L'ispirazione, il materiale è tutto quello che è servito per... L'ispirazione è sempre la pop art. Il materiale è usato la Perigold, il denim, tutto materiale di riciclo. E questa qui è la rete, quella che si usa nei cantieri. Infatti, eccola qua. Lavoro in corso. Ci dovete raccontare, conoscere la gioventù. Alessandra. Alessandra, modella, anche tu da Bell'Aria? Sì, anche da Bell'Aria, sì. Beh, un'esperienza unica o sei stata già chiamata per fare queste cose? No, già diverse volte ho lavorato con Fabiola sempre per delle sfilate, per i vestiti che crea lei. Ottimo. Rachele, piacere. Rachele è una bella esperienza, però, sì, all'interno di un centro commerciale, un po' sui generis. Eh sì, bella però, novità, quindi molto interessante. Età? 23 anni. Studi? Sì, studio lingue. Ecco, il tuo futuro come lo vedi? Sei insegnante dell'arte, della non arte, comunque cosa vorresti fare da grande? Diciamo che vorrei comunque lavorare nel settore delle lingue, che è una cosa che porto avanti da diverso tempo. Questo fatto di partecipare a una kermesse del genere, perché? È stata un'opportunità interessante vedere come vengono utilizzati i materiali di riciclo per appunto costruire abiti. Esatto, molto importante il messaggio green, si può riciclare. Esatto, sì, è un'idea, un'iniziativa molto bella, soprattutto anche per il futuro. Abbiamo tante cose che possiamo
riciclare. Un mondo dove, parliamoci chiaro, abbiamo troppo, forse fin troppo. Studi? Sì, anch'io studio sempre lingue. Ci piace molto, abbiamo iniziato questo percorso insieme di lingue, lo stiamo portando avanti insieme. Voi collaborate quando c'è un'iniziativa, lo fate volentieri. E quello che ti spinge è semplicemente indossare o essere partecipe a un messaggio? No, assolutamente, quando si indossa c'è bisogno pure di credere nel messaggio che si sta portando, quindi anche l'utilizzo dei materiali. Questa iniziativa secondo noi era proprio un'idea molto valida e interessante. Beh, lo credo anch'io, devo dire grazie alla stilista, perché ci vuole del tempo, ci vuole passione, ci vuole anche di voler comunicare altro oltre al fattore estetico. Esatto, esatto, ma questo è, quando fai una cosa che ti piace non fai fatica, lo fai con amore e ti diverti. E questa è la cosa più bella, questa è la cosa più bella, quindi ragazzi, grazie. Non sarà l'ultima volta che ci vedremo, però sicuramente altre novità. Vado ancora a vedere, mi vuoi vedere, cara? Quindi questi materiali abbiamo una modella, non che modella fantastico, ecco qua. Allora qua io leggo amore, sei sempre nei miei pensieri, voilà. Se bene, sì. Anche tu da Bellaria? Sì, da Bellaria. Sono ispirata, diciamo, all'amore che avevo per Karin, e da allora ho fatto un lavoro mio, però con qualche disegno di suoi, così dal colore uguale a quello che fa lui. Preferito dare qualche anche di mio, e poi mi è sempre piaciuto, soprattutto se colore di fumo, di colori accesi che già io facevo anni fa, e mi piace moltissimo. Complimenti, ancora andiamo. Lei la dice? Vicepresidente. Sì, vicepresidente, sono Franca. Io mi sono ispirata a una pittrice che si chiama Virginia Benedetto, è una pittrice francese che ha questa caratteristica dei colori e un po' anche questa nota un po' romantica. Quindi pop art è unito anche a questo romanticismo, questa poesia. Da dove ti viene la vena artistica? Tu vieni da uno studio oppure no, sei un'autodidatta? Sono autodidatta, probabilmente si vede anche, la passione e la voglia di, così, di giocare coi colori. Questa è una bella cosa, perché la vita è colorata. Sì, lo deve essere, se non è lo coloriamo. Grande, brava. Grazie. Io sono Martino Mori, abito nell'area, medico veterinario e dipingo per hobby. Autodidatta e sono nato così, ho una mano abbastanza fatata. Questo è un ritratto di Madonna, fanno tutti la Marilyn, ho detto facciamo qualcosa di diverso. E io sto facendo delle imprese improbabili, però complimenti, davvero delle belle opere, tutte, veramente una bella mano. Grazie. Per essere un'autodidatta. Dopo, adesso qui è una vostra, dopo rifinire i fondi perché si sporcano per la manipolazione, quindi a casa non va ripresa. Adesso facciamo la base. Ottimo, bravissimo. Lei è una che... Sono una pittrice. Ah, allora, il suo nome? Valentina. Valentina, sei una pittrice. Ho fatto scuola d'arte e dipinto. Tu sei qui per caso? Sono qui per caso perché a San Giro un euro e passato. E questa iniziativa come ti sembra? È interessante. Cosa ti interessa più? Il fatto che ci sia un evento dedicato all'arte in un centro commerciale è molto bello. Ecco, noi andiamo a decontestualizzare, proprio portare l'arte attore, come non solo Haring, ma Haring è stato uno di quelli che ha voluto portare fuori, non solo all'interno dei luoghi deputati. Esatto. La cosa che però più ti affascina di tutto questo è l'iniziativa o Kate Haring in sé? Allora, io non conosco molto Kate Haring come artista, però da quello che vedo, vedo anche cose molto originali. Ti ringrazio. Grazie a te. Direttore artistico di Bell'Arte, Martino. Quindi noi abbiamo anche un direttore artistico. Dire, ci facciamo due. Due, non ci facciamo mancare niente. Allora, tuffo nei colori. Allora, ecco qua. Con chi siamo? Con Attilio, che mi piace sempre dipinto. Ho sempre dipinto perché da bambino aveva l'unica cosa di buono, la pittura, disegnare. Che bello, è bellissimo disegnare. Bellissimo, sì, bellissimo. Ti passa di male, va via tutti i pensieri, arrivi la sera che non si stanca perché ti innamori da dipingere, è tutto bello. Noi sappiamo Laura che aiuta la pittura a ritardare e molto spesso anche ad evitare queste brutte malattie. Vero, sì, aiuta tantissimo a distrarre. Entri in un altro mondo e ti dimentichi tutto quello che c'è attorno per qualche oretta, vero? Esatto. Ti passa
tutti i mali, tanto di pinto. È vero, continuiamo la nostra, che ormai con chi siamo? Mi chiamo Giovanna Minei, mi sono ispirata un po' alle icone di Andy Warhol. Allora aspetta, prima di tutto da dove vieni, perché tu sei indigena? No, io so, cioè, abito a Rimini, ma le mie origini sono pugliesi. Da dove quindi? Provincia di Taranto. Ah, perché sono pugliese? Bella questa cosa, come ti trovi a Rimini? Mi trovo molto bene, sono 12 anni che vivo qui, quindi è una bella città, molto accogliente, divertente, quindi... Questa è una cosa bella. Sì, dai, una bella città a Rimini. Allora, catering, tu hai fatto una cosa un po' diversa. È un lavoro grafico, è ispirato al grande Andy Warhol, il top dell'arte pop. E ho fatto una suite di autoritratto mio, facendo un lavoro di fotomontaggio usando le banconote. Bella idea, complimenti. Complimenti ancora, e adesso mi stiamo già in avanzamento di lavoro. Tu conti di poterlo finire stasera? Sì, proviamo. Perfetto, ci proviamo.